punto di vista economico vorrei notare, e questo non l'ho detto io come qualcuno ha insinuato, ma una vastissima letteratura economica e politica internazionale, che nei paesi dove si fanno le riforme istituzionali per semplificare i meccanismi legislativi, l'attività di governo a vari livelli, alla fine si cresce di più, ripeto, questo non me lo sono inventato, è evidenza disponibile. Io mi aspetto che le riforme istituzionali che sono state già approvate, che mi auguro fortemente, ma ne sono convinto, saranno approvate anche al referendum, daranno un'ulteriore spinta all'economia italiana a lungo termine. Quanto all'aspetto più politico, ritengo che questo sarebbe un elemento catalizzatore, cioè la definitiva acquisizione della riforma istituzionale sarebbe un elemento di catalizzatore verso tutto il processo di riforma che stiamo portando avanti. Ne parlavamo prima riguardo al Jobs Act, ma ne abbiamo fatte molte altre, e quindi darebbe anche più fiducia al sistema, sarebbe una svolta molto importante. Cosa succede se vince il no? Non abbiamo tutte le cose che ho elencato, ma forse sarebbe ancora peggio, perché ci sarebbe una crisi di sfiducia generalizzata nel paese.